Uniti nell'emergenza, ma non solo, le ACLI e la Chiesa Ortodossa di Santa Sofia stringono le maglie dell'accoglienza e inaugurano un nuovo sportello di esigibilità dei diritti, ascolto e orientamento nei locali della Basilica Ucraina di Via Boccea a Roma. Uno sportello che nasce dall'ascolto che abbiamo fatto in questi mesi, in cui le ACLI di Roma sono state in prima linea per l'emergenza ucraina, per accogliere tante donne prevalentemente con tanti bambini. Molte di loro pensavano di essere di passaggio e di ritornare presto, invece la guerra continua e molti si rendono conto di dover rimanere molto più a lungo e quindi hanno bisogno di esigere diritti, di essere orientati, vogliono trovare un lavoro, vogliono il riconoscimento dei titoli di studio. Sono tante le istanze che ci arrivano e allora siamo arrivati qui a Santa Sofia, la chiesa degli ucraini a Roma, una chiesa altamente simbolica, dove il nostro sportello con due bravissime operatrici, di cui una viene proprio dal nostro patronato di Leopoli, perché ha raggiunto in Italia la famiglia fuggendo da questa terribile guerra, diamo dei servizi per prendere in carico la persona veramente a tutto tondo. Tutte le persone che risiedono in Italia, a seconda ovviamente del prodotto che sia la previdenza, quindi le pensioni, l'invalidità o in questo caso il bonus 200 € per il lavoro domestico, possono venire qui da noi e consegnarci le loro domande, chiedere la consulenza di cui hanno bisogno e quindi concretamente noi li accompagneremo e invieremo le pratiche. Ci stiamo stringendo le mani viceversa ogni volta più forte e quello stringere di mani dà i suoi frutti perché la gente che va accolta, va consultata, va indirizzata verso indirizzi giusti. La costruzione di reti territoriali che costruiscono delle connessioni tra i soggetti di una comunità e di un territorio e permettono di costruire dei singoli progetti come questo, ma anche su questo poi una rete di iniziative anche successiva. Se è vero che la comunità si costruisce attorno alle fragilità, le fragilità che arrivano ci permettono di mettere in moto delle competenze che nemmeno sappiamo di avere e delle capacità di rispondere ai bisogni collettivamente. Presente all'evento anche l'assessora alle politiche sociali di Roma Capitale, Barbara Funari. Come assessorato alle politiche sociali ringrazio le ACLI di Roma qui a Santa Sofia, che è un luogo della solidarietà in questo periodo così terribile per la guerra in Ucraina, un luogo di accoglienza che oggi si arricchisce con questo sportello per l'esigibilità dei diritti, un luogo fisico di ascolto, di accoglienza e di aiuto. Un aiuto che le ACLI si sono dichiarate pronte a fornire anche in altri quadranti della città. Sono state infatti avviate le interlocuzioni per l'apertura di uno sportello anche nel 10° municipio.